truccata l'asta per l'aggiudicazione del castello di San Girolamo in provincia di Terni, eseguiti 3 arresti ed una misura interdittiva dalla squadra mobile di Terni e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma. Inoltre, il castello di San Girolamo è stato posto sotto sequestro. Nel corso delle indagini è stato appurato il ricorso ad una serie di mezzi fraudolenti, atti ideologicamente falsi, atti illeciti, comunicazioni tardive e proroghe richieste ad arte che hanno consentito l'assegnazione del complesso del castello ad una società immobiliare pur non avendo la stessa i requisiti richiesti dal bando. Le indagini hanno portato all'emissione di 3 misure cautelari in carcere nei confronti di coloro che si possono qualificare quali soggetti che dirigevano ed organizzavano l'associazione, ideando e realizzando le strategie da porre in essere al fine di realizzare il reato di turbata libertà dell'asta, nonché quello di truffa. Gli indagati sono l'ex direttore dell'ufficio tecnico e l'ex economo della curia di Terni, Narni e Amelia, anche un dirigente del comune di Narni ed infine un professionista di Terni. Le indagini hanno consentito di appurare che gli indagati, ancor prima che si perfezionasse l'atto e senza aver corrisposto l'importo stabilito per la compravendita al comune di Narni, garantito in questa fase da una fideiussione scaduta, hanno tentato in più occasioni di vendere ad un terzo in buona fede l'immobile e garantirsi il profitto dell'intera vendita senza aver tirato fuori un centesimo. Il danno per il comune di Narni sarebbe stato inevitabile, certo, se alcuni articoli di cronaca e un'interrogazione urgente a risposta scritta di un consigliere comunale non avessero fatto desistere gli indagati, preoccupati per una possibile indagine, ma già tuttavia avviata da tempo all'epoca dei fatti. Nel corso delle indagini, le attuali autorità diocesiane hanno corrisposto piena disponibilità, trasparenza e senso civico delle esigenze investigative. Il GIP ha dunque decretato il sequestro preventivo sull'immobile del castello di San Girolamo.